Cesenatico Noir quest'anno arriva alla sua quarta edizione, per noi è un'edizione importante perché è un'edizione di rilancio dopo quella scorsa in cui abbiamo cercato di resistere durante l'emergenza Covid. Quest'anno c'è un programma importante, partiamo con un bellissimo evento mercoledì 21 e concludiamo sempre alla grande domenica 25 insieme a Pupi Avati. E ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa bellissima manifestazione, da Stefano Tura, Confesercenti, la Regione Emilia Romagna. Riusciamo così ad arricchire l'offerta culturale e turistica di Cesenatico con una bellissima rassegna che tiene insieme letteratura, noir, tiene insieme il cinema e tiene insieme l'arte. Ne abbiamo veramente tanto bisogno.